Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Il volo esce allo scoperto con un annuncio davvero spiazzante che cambia le carte in tavola. Chi l'avrebbe mai detto? Non potevano esordire al meglio i tre tenori del volo per quanto riguarda i preparativi di fine anno. Naturalmente i fan hanno ringraziato a dovere, come quasi sempre accade durante gli annunci straordinari come questo. I tre cantanti, usciti allo scoperto nella celebre vetrina di Ti lascio una canzone, hanno raccolto tutti attorno a sé ed annunciato qualcosa di straordinario. Non è la prima volta che accade, ma questo evento annunciato in anteprima è davvero speciale. A Capodanno, Ignazio, Piero e Gianluca saranno protagonisti del concerto musicale di Natale a Gerusalemme. I tenori canteranno davanti a milioni di appassionati, rappresentando con fierezza e orgoglio la bandiera italiana all'estero. Un evento simile era accaduto poche settimane fa a Sydney, quando la band si era esibita con eleganza e stile, spiazzando il mondo intero. Proprio a cavallo delle festività natalizie e quelle di fine anno, i tre tenori del volo, Ignazio, Piero e Gianluca, hanno rotto il ghiaccio sui social e dato l'annuncio più eclatante dell'anno. In pochi si aspettavano un'uscita del genere, dettata dalla voglia di dimostrare al mondo intero di essere ancora i numeri uno in assoluto nel panorama musicale internazionale. Il 27 maggio 2023, i tre tenori saranno di scena alla Tauron Arena di Cracovia, in Polonia, dove daranno l'ennesima prova d'orgoglio ad un popolo intero. Nelle stories Instagram del gruppo è già presente il link per la prenotazione dei biglietti del concerto più atteso. Siamo contenti di annunciarvi che sono aperte le prevendite per il fan club della nuova data polacca del nostro tour. Tuonano in coro Ignazio, Gianluca e Piero, sempre più presenti nei cuori dei loro fan. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.